Facciamo finta di Il scrivere. bagliore del foglio bianco di fronte a me era Bagliore. seccante. Allora, Le cosa mie mani succede? iniziarono a tremare senza controllo. No, è arrivato l'ignorante. Ehi, hey, Wake, lei resti qui. Vado a vedere che succede. Vai, Continui a vai. fare quello che stava facendo. Faccia il bravo, Non c'è ok? problema, io sto qua da tranquillo. Ci stanno ammazzando giù da basso. Ignoravo la ragione di tutto quel caos, ma poteva essere la mia unica opportunità di fuga. È l'unica opportunità di fuga. Va bene, allora. Si scappa, si scappa, si corre via. Pip, 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 pip. Indaga sul frastuono. Sul sotto. Questo qui. Raccogli pagine di manoscritto. Quello lì sta, mi sa che sta facendo. No, stai fermo con quel martello. Maledetto tu. Sinclair era messa Guarda. Male. Altro che bacca effettuata. Quel vecchio pazzo l'aveva massacrata. Porca vacca. Dalla parte di Hartman. Se n'era merito. Dovevo raggiungere l'ufficio di Hartman. Aveva preso tutte le pagine del mio manoscritto. Di certo le teneva lì. Bene. Vieni che ti suona un po' di musica. Via, 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 via. Andiamo subito di qua. Non urlare. Ah, sempre che urli. Apri sta serratura. Via. Ok, dentro. L'ufficio di esamina. Esamina. La foto appesa al muro attirò la mia attenzione. Infatti. Ritraeva il personale della clinica davanti all'edificio. Conoscevo l'uomo di fianco ad Hartman. Il rapitore. Era il rapitore. Hai visto? Hartman si era preso gioco di me. Barbone schifoso. Dove sei, Hartman? Ti do una sbarra che ti uccide adesso. Guarda. Madonna, che disegni schifosi. Raccogli pagina manoscritto. Guarda qua. Il lupo, il cane, il gatto. Guarda, ci sono tutti gli animali schizzinosi del mondo. Tutte Le quelle. Scritte sui nastri indicavano che erano registrazioni oh, di sedute di Hartman con Madonna. Dei pazienti. Un nastro riportava il nome di Alice. Per un attimo mi mancò il respiro. Così. Riproduci il nastro. Cada, cada. Nosferatu, Nosferatus. Vediamo. Senta, signora Wake, può parlarmi dei problemi di Alan? Parti, è sempre arrabbiato, sta iniziando a diventare violento. Ma no! Violento con lei? No. No. Non con me, no. No, non posso. No, mai. Assolutamente. Io a volte vorrei quasi che Alan mi picchiasse. Io certo, ma allora così sì. Almeno si arriverebbe ad una discussione da cui non potrebbe sottrarsi. Ma. Non capisco. Ma niente. Lui. C'ha un po' la faccia da pazzo. Dorme molto e il lavoro. Non sta scrivendo nulla. No. Resta lì seduto per ore e si sente sempre più frustrato. E io non riesco a parlargli. Sì, mi dica, signora Wake, cosa Guarda gli un po' di qua, direbbe un po' di se là. gli desse ascolto? Cosa gli dici? Non lo so. Vorrei dirgli: ti guardo, ma non sei tu. Ma sei no, solo ma... un estraneo che ti assomiglia. Ma no. Che osserva da dietro i tuoi occhi. Ma cosa stai dicendo, un estraneo che ciccina? Non mi piace. E ora sta andando tutto a monte. Ma non glielo dice mai? No. Continua. No. Ci ho provato, ma non mi ascolta. È troppo assorto nei suoi problemi. C'è qualcos'altro che lo preoccupa sempre. È vero. Ho tanta paura di perderlo. Ma no. E non parliamo quasi più ormai. Eh no. Non mi dice più niente. Non. Mi viene al buio. Siamo un po' come. Siamo come fratelli e sorelle, capito? Anche quando è a casa. Non potrei mai toccarlo. Per favore, ho bisogno di aiuto perché ormai sono allo no. stremo. Ma no, beh, se lei riesce a portarlo qui, farò assolutamente del mio meglio. È stata. Sì, ma dottore, occorre fare attenzione con lui. Sarà difficile convincerlo ad ascoltarla e collaborare. È l'uomo più testardo che conosca. Ma no, ma mi assicurerò di tenerlo a mente. Sentire la sua voce, le sue parole, mi diede felicità, contento, nausea e senso di colpa contemporaneamente. Felicità, nausea, sì. Il peggio fu che riconobbi le parole. La sua telefonata era solo un frammento, una registrazione. Un pezzettino. Va bene. Ancora? No, non penso. Il caso di Rudolph Lane è interessante. Era totalmente bloccato e stavo per considerarlo inutile. Tuttavia, quando Wake è arrivato e ha iniziato a scrivere,
In Rudolph qualcosa è cambiato. Hai visto? Produce dei lavori straordinari, sempre più oscuri. Purtroppo non segue affatto la mia guida e inizio a credere che non sia tanto un creatore quanto un illustratore, una sorta di registratore. Questo l'ho visto. Non avevo mai considerato l'esistenza di un ruolo simile prima di allora. Per non parlare delle implicazioni, ma i quadri che ha prodotto sono istruttivi. Almeno è facile da controllare ed è utile. Vorrei poter dire lo stesso di Wake. È frustrante. Ce l'ha tutti con me, insomma. I migliori sono sempre i più difficili da trattare. Va bene. Vediamo se tiene un'altra o... C'è ancora? Ancora qualcosa? Non ci credo. Stavo pedinando Wheeler e questo è l'unico posto in cui può essere finito. Quindi anche Wake deve essere qui. Agente Nightingale, questa è proprietà privata e non le permetterò di disturbare i miei pazienti. No. Ah, sì? Mi dice di un mandato. Crede che piacerà ai suoi pazientucci. Oh, la sua possente autorità mi incute grande timore, agente. Senta, che ne dice se le tolgo quel sorriso compiaciuto sfondando il cancello e sbattendo contro il muro? Agente Nightingale, innanzitutto sto registrando la conversazione, quindi attento a quel che dice. Esatto. In secondo luogo, non sta parlando con un ignorante. No. Conosco la legge. E se un giudice le firma un mandato... Sarò lieto di collaborare, ma non lo otterrà. Avverto che qualsiasi altra conversazione con me dovrà avvenire tramite il mio avvocato. Capito? Non ci posso credere. Buongiorno, gente. Salve. Già. Già? Già fatto. Va bene, niente. Adesso che abbiamo sentito tutte queste belle registrazioni, io direi di uscire da qua un attimo e proseguire. Chi è? Il pazzo sclerotico sarà qui dentro. Barry? Wow! Ah, carissimo Barry, amico mio. Amico, che bello rivederti. Dove sei andato? Ma che faccia non è? Non sono io questo. È proprio qui a fianco. Tutto bene? No! La polizia mi ha trovato nella roulotte di Rose. Ma non mi hanno infastidito troppo. È evidente che sono solo una vittima e ho preteso di essere trattato come tale. Esatto. Non li avrei denunciati. Si vede che c'è. Parlando di idioti, il federale mi ha dato del filo da torcere, fagiolo. Ma non sapevo dov'eri. Ma tizio è pazzo, eh? No, ma mi no. ha lasciato andare e poi mi ha chiamato Hartman, il figlio di puttana, e mi ha detto che eri qui e che sarei dovuto passare a prenderti. Uffa. Ma quando sono arrivato, due scagnozzi mi hanno sbattuto qui. E quel cartonato? L'ho rubato alla tavola calda per vendicarmi di Rose dopo quello che ci ha fatto. Mi sembra... Oh, sì, davvero un mi sembra duro castigo. Non è proprio... Forza amico, no. È ora di muoversi. Dai, andiamo capo. Andiamo di qua. Apri questa serratura. È chiusa. Vieni. Chissà cosa c'è qua adesso. Madonna. Queste sono tutte le pagine che avevo. Hai visto? E anche di più. C'è anche il manoscritto. C'è tutto. Abbiamo finito il libro. Mi puzza. Ala, la prego. Là. Sta scivolando di nuovo. Stia zitto, un'altra menzogna, le sparo in faccia. Una pistola abbiamo. Bene. Ne è proprio valsa la pena. Sparagli. Sul serio, Wake, andiamo. Vai. Cerchiamo di lavorarci insieme. Sparagli. Non hai idea di quello. Sparagli. Man, zitto. Barry, esci di qui. Vai. Io ti raggiungo fra poco. Uccidilo. Trova un'auto. Uccidilo. Sparagli in faccia. Oh, Al. Perché? Vai. Vai, veloce. Porca schifo. Dov'è Alice? Wake, Alice. Mi ascolti. È un grosso errore. T'ammazzo. Non capisce? Basta. Assieme Sparagli. Possiamo creare Vai. Qualcosa uccidilo. Di meraviglioso. Uccidilo. Fagli un pugno. Ma va no. Arrivi di mostro. Eccolo. Preso. Girati, Wake. Wake, girati. Wake. Bravo. Ah, è dentro la stanza. Non è? La presenza oscura mi avrebbe raggiunto in mano. Ok. Dovevo uscire di lì. Devo uscire di qui. Però, mi dispiace ragazzi, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo episodio, spolliciorate, commentate, mettete un mi piace, fate quello che volete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima. Per ora è tutto, la vostra amica, la 7439. Si rompete!